che soccorsero il calciatore avessero usato il defibrillatore, il centrocampista del Livorno avrebbe avuto più chance di salvarsi. Lo dicono i consulenti del GIP di Pescara. Sentiamo. È passato quasi un anno dalla sua morte in campo davanti alle telecamere. Lui, Piermario Morosini, centrocampista del Livorno, 25 anni, che all'improvviso cade a terra nello stadio di Pescara mentre si gioca la partita contro la squadra del posto. La gente che gli si stringe attorno, l'ambulanza che lo porta via, la morte e le polemiche. Quelle sull'auto di servizio parcheggiata male che ha ritardato la corsa in ospedale, ma soprattutto quelle sui defibrillatori erano in campo ma nessuno li ha usati. Adesso i consulenti del giudice per le indagini preliminari lo mettono nero su bianco. I medici che soccorsero il giocatore avrebbero dovuto utilizzare questi strumenti che aumentano la possibilità di sopravvivenza del 60-70%. I periti hanno confermato che il calciatore, come aveva accertato l'autopsia, è morto a causa della malattia ereditaria di cui soffriva, la cardiomiopatia, e che lo sforzo fisico ha precipitato la situazione. Ma passano al setaccio anche il comportamento dei medici coinvolti e la valenza causale, scrivono, dell'inefficace assistenza fornita. I medici in questione sono quattro, tutti indagati per omicidio colposo. Sono quello del Livorno, quello del Pescara, il dottore del 118 in servizio quel giorno, a cui viene attribuito dai tecnici il ruolo più delicato, e un cardiologo dell'ospedale di Pescara, appunto. Ognuno, seppure con responsabilità diverse, secondo i periti, ha compiuto una grave omissione mancando di utilizzare il defibrillatore. Il prossimo 19 aprile, nel corso dell'incidente probatorio, ripeteranno questa tesi, ripeteranno che Morosini, se avessero agito diversamente, avrebbe avuto qualche possibilità in più di continuare a portare la maglia 25. Rosa Praticoschi, TG24.